Parla l'avvocato Paces. Ascoltano il cardinale Fossati, Tasca, Ferrerio, Guglielmone, Colonnetti. Poi parla il senatore Bertone. È l'atto di nascita a chivasso di una nuova centrale termoelettrica. Si cala la cassa d'acqua del condensatore, quasi 3 tonnellate. Il tubo alternatore ha una potenza di 65.000 kW. Il nuovo impianto, costruito con materiale fornito dal piano ERP, può funzionare a carbone, nafta e metano. Nuove energie che il Piemonte aggiunge a quelle dei grandi... No, non è un Nostromo qualunque, né questo è un qualunque marinaio. Sono uomini che stanno compiendo la più stravagante delle crociere. Il vicino campanile non è quello di un porto. Questo accorrere di ragazzi non è il presagio d'approdo. Al tempo della guerra di Tripoli, i giornali nemici annunziarono uno sbarco a Cuneo. Se non a Cuneo, una nave giunta a Chivasso e impavida solcherà pianure e Appennini fino a Genova. Invece che una ragazza in ogni porto, questi marinai hanno per motto una ragazza, o magari due, a ogni balcone. Anziché nave a prora via, l'ufficiale di rotta griderà auto a babordo. Nell'ora del tramonto, anziché cercare sull'orizzonte il raggio verde, questi lupi di mare si informeranno della migliore osteria. Se il nostro vascello incontra acque, c'è sempre un ponte e la chiglia fende vittoriosamente la strada. Si parla di ponte di comando. Giù marinai, vi comanda il ponte. A Mazzè, il generale Marras, gli addetti stranieri, il generale di Pralormo e Trabucchi, comandante della divisione Cremona, che sta compiendo tra la Sesia e la Dora le manovre estive di quest'anno. Autoblinde e carri armati degli azzurri entrano in azione per allineare la testa di ponte costituita dai bersaglieri rossi, che vengono sostenuti con un lancio di paracadutisti. Sospesi alle bretelle della loro bianca cupoletta, hanno un difficile atterraggio, così lanciati da bassa quota su un terreno ondulato e boschivo in prossimità della Dora. Ma gli azzurri hanno già iniziato l'attacco. Sebbene ritardati da un campo minato e da uno scontro con esploratori rossi, riescono ad annientare l'avversario. A Chivasso, di fronte ad aliquote di tutte le specialità, il ministro Pacciardi si congratulerà coi comandanti. Indirizzerà un alto elogio a quanti hanno partecipato alle esercitazioni. Possiamo all'elogio del ministro aggiungere la nostra gratitudine di cittadini? Bravi ragazzi! Agli El Canavese fu per Guido Gozzano il paese dell'infanzia. Nato a Torino nell'83, morto a Torino nel 1916, qui però visse alcune di quelle prime ricognizioni del mondo così decisive per il nascere di una nuova poesia. Oggi Allier commemora i 35 anni della morte di Gozzano. Da Roma, accolto dal senatore Guglielmone, è venuto il ministro dell'istruzione Segni, a cui il fratello di Guido illustra la villa Il Meleto, i viali, le vie del rifugio. Tra gli ideatori della celebrazione è Carlo Trabucco, che ci ricorda come una sera Gozzano, ventenne, vuole essere presentato a Emma Grammatica e poi non osò di aprir bocca. Visioni che subito trasfigurano in parole. La bellezza del giorno è tutta nel mattino. E davanti a quest'ultimo fiorire alla vigilia d'autunno. Ascolto il buon silenzio intento, ascolto il tonfo malinconico di un frutto. Fluido colar delle parole nello stampo del verso. Ma nel segreto di questa stanza la paura come di un divieto d'amare. Miserere di questa mia giocosa aridità larvata di chimere. Chiuderà i suoi colloqui dicendo: l'immagine di me voglio che sia sempre ventenne, come in un ritratto. Giocava a intenerirsi sulle buone cose di pessimo gusto, ma sospirava per la signorina Felicita, ovvero la felicità. Signorina Felicita, a quest'ora scende la sera nel giardino antico.